È lo sguardo intenso e poetico dell'antieroe Mimmo, Pierfrancesco Favino, picchiatore in crisi di coscienza di un gangster romano, a chiudere la 3 giorni alla Yulm di Univision Days. Un film fortemente voluto dal regista, l'attore Michele Alaike, e da Pierfrancesco Favino, interprete e produttore, concepito in 2 anni e girato in meno di un mese e presentato all'ultimo Festival di Venezia. Purtroppo non basta trovare i soldi per produrre un film, bisogna trovare i soldi anche per investirli sulla promozione. La promozione è fondamentale perché il pubblico che può venire a vedere il tuo film deve sapere che il film esiste, altrimenti non esce di casa per andarlo a vedere. Purtroppo io sono riuscito a trovare solo i soldi per produrlo il film, quindi per farlo. Un film che ha visto anche la prova convincente di Greta Scarano, che ha raccontato così il suo approccio al film. Io ho seguito il film, la pre-produzione del film dagli albori, quindi ho conosciuto Michele su un set di un film in cui facevamo marito e moglie e poi da lì non abbiamo mai smesso di frequentarci e quindi ho seguito senza nessuna pietà dall'inizio. È stato un percorso molto complicato perché fare un'opera prima è un... richiede un grosso impegno, grossi sacrifici perché chiunque, molte persone vogliono fare un film, è normale, è bellissimo, è una delle cose più belle del mondo. Univision Days ha anche costruito un ponte ideale tra registi affermati e nuove leve, grazie anche alla presenza di Mario Martone, che ha presentato le edizioni in DVD di Teatro di Guerra, nei cui contenuti extra racconta la produzione del suo film dedicato alla guerra dei Balcani. A distanza di tanti anni, nel ripubblicarlo con la Lucky Red, appunto Fabio Fersetti ha voluto realizzare una serie di interviste, un film, diciamo, su questo film così particolare. E nel fare questo io ho ritrovato tutta una serie di cose che avevo girato a Sarajevo, di cui non ricordavo più nulla, non ricordavo nemmeno l'esistenza di queste riprese. E quindi questo stesso film così aperto, così un oggetto, diciamo così, poco convenzionale, ha continuato a produrre immagini, ecco, anche a distanza di tempo. Per il fine settimana la rassegna si è trasferita allo spazio Vogue di Porta Nuova, dove rimarrà fino al 14 maggio, per poi approdare a Roma a giugno.